Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su God of War Ragnarok. Oggi craftiamo una incredibile arma per Kratos, una lancia con poteri devastanti che ci permetterà di accedere anche a nuove zone. Odino comincia ad avere paura e prova a convincere Kratos a fermare tutto, mentre Brock invece ci prova con la sirenetta. Buona visione! Signori, prima di iniziare con il meraviglioso episodio odierno c'è un piccolo stacco pubblicitario, provate a dargli un'occhiata, potrebbe interessarvi. Il gioco invece riprende fra un paio di minuti. Signori, forse non lo saprete, ma da tantissimi anni sono un grande fan della saga di Persona. Li ho adorati tutti ed ora è giunto il momento di iniziare a giocare al nuovissimo Persona 5 Royale, gratis, sulla mia Xbox grazie all'Xbox Game Pass, ricco di centinaia di titoli e con novità incredibili ogni mese. Questa nuova versione, in uscita venerdì 21 ottobre 2022, includerà non solo tutti i DLC rilasciati col gioco originale del 2017, infatti troverete anche nuovi personaggi, nuove storie e location da visitare, nonché un nuovo rampino per visitare nuove zone mai viste prima d'ora. Potremo ancora una volta esplorare Tokyo e sbloccare nuovi persona, dei demoni che incontrerete nei dungeon in un mondo quasi onirico che vi lascerà a bocca aperta. Ci saranno anche nuovi archi narrativi, nuove cutscene, nuovi finali alternativi e molto altro. Il tutto condito dalla meravigliosa colonna sonora del premiatissimo compositore Shoji Meguro. In Persona 5 Royale potrete incontrare decine di personaggi, le cui storie sono tutte collegate fra di loro, con tante inedite scene e dialoghi da scoprire esplorando la città. Ma fate attenzione, perché dovrete combattere in pericolosi dungeon, che rappresenteranno le menti ed i cuori tumultuosi e malati dei vostri nemici. Per combattere, dovrete prima assemblare un team d'assalto potentissimo e combattere tantissimi nemici unici, alcuni dei quali potrete convincere ad unirsi alla vostra crociata, che vi renderanno sempre più forti, sbloccando nuove abilità e nuove magie, mentre cercate di scoprire i misteri di ogni pericoloso dungeon. Con questa nuova versione potrete giocare a Persona 5 Royale a 60 fps su console e 120 fps su PC. E vi ricordo che Persona 5 è stato il gioco più votato nel 2020, al primo posto fra i titoli per l'allora PS4. Non perdetevi un gioco unico nel suo stile grafico e nel gameplay. Quindi cosa state aspettando? Cliccate sul link in descrizione e preparatevi per una grandissima avventura che non vi dimenticherete mai. E buon divertimento! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Dobbiamo uscire dalle gallerie abbandonate dei nani. Ovviamente siamo in compagnia di Freya la scalzista. Maronne, quei piedi lerci mi perseguitano negli incubi, santo cielo. Quei trogoli li abbiamo già visti, fratello. Sì, so come funzionano. Colpisci lì, cade l'acqua, si attivano meccanismi nanici. Tanti saluti. Ha funzionato, andiamo? Sì, tesoro, però tieni i piedi in avanti cortesemente, che mi prenderò le pestilenze, sennò. Ciò che ti ha spinto a proporre l'alleanza? Ti aspetti che conduca il tuo esercito nel Ragnarok? È compito di Tyr, non mio. Tyr non è più il dio della guerra, è ovvio. E nemmeno io. Quella vita è nel passato. Eppure uccidi ancora gli dèi? Altrimenti che ci facciamo in questo regno? Forgiare quest'arma è una tua scelta e sai dove può condurti. Sto solo proteggendo mio... Lo so, e sappiamo bene in che luoghi potresti finire proteggendo tuo figlio. Ok, intanto ne abbiamo acceso uno. Freya, però anche te non puoi approfittarti, dato che devi salvare tuo figlio a sto punto. Ti faccio diventare il nuovo condottiero della mia battaglia, perché il mio ex marito era un rompipalle e un bastardo di proporzioni bibliche. Io capisco tutto, donna, però... Ah, il terzo era qua dietro. Così io 3 ore che lo cercavo come un pirla. Ok, iniziamo alla grande, direi con un buon cornetto algida. E adesso ci voglio di un cornetto anche se... No, una mela! Incredibile, ma vero? Però me ne mancano altre 2. Non riuscirò mai ad aumentare la baretta della vita. Ok, vediamo di procedere. È abbastanza ovvio che ci stiano per attaccare. E in questi tunnel ci sono creature leggermente incacchiete con la vita. Porca miseria, cos'è stato? L'avete visto? Non sono scemo io, aspetta. Wow! Ah, gliel'ho tolto! Oppure no? Sì, era dentro di lui! Piccolo bastardo! Ah, buono a sapersi! Abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Ok, blocchiamo una via facile per il ritorno. Allora, dobbiamo probabilmente girare questo in modo tale che l'acqua finisca dall'altra parte, altrimenti non possiamo avanzare. Oh no, ci stanno per attaccare pesantemente, vero Kratos? Salve signori, che piacere rincontrarvi! La sa, porta pazienza, cerca di darmi una mano, Freya. Porca la miseria,
Stavo premendo triangolo, poi devo parare l'attacco, fare le combo. Non è che posso fare i miracoli, però. Ui, sapevo io. Cartosino, vai sopra anche tu a dare una bella legnata ai signori. E che cocca. Aspetta che l'altro episodio facevo gli attacchi pesanti. E mi hanno ripagato molto, ma molto bene. Olè. Zona ripulita con un sacco di violenza. Perfetto. Allora, datemi un secondo che vedo di recuperare un po' di oggetti in giro. Ribadisco, i nemici sono diventati troppo forti. Atreus era un gigante, sbaglio? Era una Jotnar. Sì. Non intendevo una spilungona. So che non tutti i giganti sono giganti. E non c'è nulla di male nella differenza d'altezza o nel numero di arti. Ma proprio nulla. Cos'è tutto questo politically correct all'improvviso, signori? Oh, direi che abbiamo trovato la leva giusta. Dimmi di sì. E voilà. Ottimo, bene, ottimo, ottimo. Ora apriamo l'altro cancello. Oh, è stato anche troppo difficile. Perché lo chiedi? Stavo pensando a come Odino si è inimicato i giganti per generazioni. A come li ha quasi annientati per ben due volte. Ora potresti contribuire a fermarlo una volta per tutte. Non credi che tua moglie abbia desiderato proprio questo? Oh, ma dai! Di sapere cosa desiderasse. Non è nulla che tu non abbia già pensato. I suoi segreti tormentano ogni passo del tuo cammino, vero? Se esternassi i tuoi dubbi, forse non esploderebbero quando parli con tuo figlio. Non ho dubbi. Lei sa cosa mi sono lasciato alle spalle. Non me lo avrebbe mai chiesto. E a che scopo? Ha visto il tuo destino. Tre membri della stirpe di Odino sono morti a causa del cammino che hai intrapreso. Pensi davvero che lei ti abbia mandato a Jotunheim per caso? Sono solo congetture e sono più che sufficienti, Altezza. Yay, ce l'ho fatta, non so perché non partisse prima. Ma vabbè, dettagli. Ok, la porta si è aperta. E mi sono appena accorto che ho 10.000 punti esperienza da spendere per Freya. Possiamo farle ottenere una freccia runica aggiuntiva. Bene, me ne sarei dovuto accorgere decisamente prima. E per il resto, senti, acquistiamole letteralmente qualunque abilità. Tanto le usa lei in maniera passiva. Non l'ho ancora trasformata in Valchiria. Ma no, ma che pirla. Come cocchio ho fatto a dimenticarmene? La mia amichevole scalzista, santo cielo. Mentre invece per le nostre lame spendiamo l'esperienza un po' a caso. Siamo onesti, perché tanto ne abbiamo... uno sfacelo, non è un grande problema. Ne abbiamo 22.000 e ne acquisiremo un sacco sconfiggendo i prossimi nemici senza problemi. E direi di massimizzare a livello 3 la furia del nostro Kratos di quartiere. Molto, ma molto bene. Ok, è abbastanza ovvio che ci stanno per attaccare pesantemente. Vediamo un po', buongiorno, c'è nessuno in casa? Oh sì, c'è qualcuno in casa. C'è decisamente qualcuno in casa. Salve signor, c'è un cugino. C'è un cugino, che culo. Che grandissimo immane buccio di chiurlo. Guardi, non aspettavo altro nella mia vita. Orca buiata, Freya. Freya, me ne attacchi uno con le tue 9.000 miliardi di frecce. Che non sarebbe male, questa l'ho sentita. Cerchiamo di farne fuori almeno uno. Che non sarebbe male. Aspetta, 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 aspetta. Oh, questo l'ho sentito bene. Aspetta, no, vorrei attaccare questo. Smettila di puntarmi l'altro, Kratos. Porcaccia la miseria. Aspetta, passami le lame, veloce. Ok, infinitività, R3izzalo tutto. Vai così. E poi mi occupo anche di suo cugino. Basta? Ah, era le tue ali, mi sono spaventatissimo. Pocchio. E certo, anche una fetta di culo, tanto che ci siamo. Signore, sì, via una... schifa. Mi ha sruttato male in faccia. Ok, andiamo in attacchi pesanti. Ci siamo, R3izzalo tutto. Oh, alleluia. Con quei cocchio di rutti acidi mi ha fatto una mare di danni il bastardo. Oh, droppatemi in infinito e oltre, pezzi di erba. E ora a chi serve un po' d'aria fresca? A tutti? Immaginavo. Siamo vicini, la sento. Sì, signori, usciamo da questo posto il più rapidamente possibile. Dimmi che non devo affrontare nessuno. E abbiamo recuperato. Parapapà. Cos'è? Polvere di regni e pietra legno. Ok, vedo delle scale che vanno verso l'alto. Se siamo fortunati, porteranno dritte dritte all'uscita. Non volevo provocarti o mettere in dubbio il tuo matrimonio. No, poco. Mi sembra solo che i tuoi pensieri non siano ancora allineati ai tuoi istinti. E ne so qualcosa. Ho sentito rumore di occhio bello poco distante. Ma porcaccia la miseria. E sì, Freya, hai appena cercato di usare della psicologia becera per fregarmi. Che probabilmente un tempo avrebbe funzionato. Stiamo onesti. Sì, stiamo andando tanto tanto verso l'alto. Non appena usciremo di qui ti lascerò in pace. Potrai decidere con calma se sei pronto per ciò che comporta creare quest'arma e usarla. Beh, intanto fammela creare, dannazione, non sappiamo neanche di che arma si tratti. Mi domando se la potrò utilizzare durante il gioco. Oh, non sarebbe male avere una terza arma bella potente. Ah, oh, aria! Nel frattempo rimarrò qui e cercherò di scoprire qualcos'altro. Magari manderò qualche Ainerir nel Valhalla per sicurezza. Bene, buon divertimento. Brock, ciao ciccio! Ehi, siete qui!
Alla buon'ora. Lascia stare, va. È tutto pronto. Ora dobbiamo solo proseguire fino alla fucina. Falchi! Brava, brava, salutami Anna Falchi, bravissima. Ma sappi che quella non è la strada per la fucina. Ah, ho capito dove siamo. Oh, guarda, c'è anche un corvetto di Odino. Ancora non abbiamo sbloccato l'arma per distruggere sti cosi. Mi sa che ho detto falchetto di Odino al posto di corvetto di Odino. Ma vabbè, dettagli. Siamo a 7 su 48. Ciaone. Ok, possiamo continuare con la missione principale, tranquillo. Quanto boia sarà distante questa fucina? Anzi, mi correggo. Quanti porchi dovrò tirare per raggiungere la suddetta fucina? Beh, prendi le tue mirabolanti scorciatoie. Pensi che mi facciano male le gambe? Ti supero quando cavolo vuoi. L'ha presa sul personale. Bro, che avanti. Vai tranquillo, Ciccio, non ci sono problemi. Oh, ho trovato il nido dell'occhiobello. Ci penso io, tranquillo. Una volta che l'abbiamo distrutto, saranno più facili da eliminare. Bravo. Tu attacca dalla distanza, io distruggo i nidi. Mi sembra la cosa migliore da fare. Questi bastardi per forza chiudono le porte. Wey, aio. Qualcuno ha lasciato il cane libero. Giorgio, ti è scappato il cane di nuovo. Aspetta che non mi attacchino all'improvviso. Aspetta, lo sapevo io. Venendo tante ma tante, porco cane. Non vi faccio più uscire, santo cielo. Rocchino, dammi una mani. Oh, ricordami che sono iper veloci e iper incacchiati con la vita. Mo basta, veramente mi incocchio anch'io con la vita. Ti mando io a cuccia porcaccia la miseriaccia, santo cielo. Ok, questo cancello ci dovrebbe condurre alla fucina, quindi. Che faccio, busso? Ci siamo quasi. Ah, c'è il sistema di chiusura automatizzata. Giusto. Ehi, entra, straniero. E lui era già dentro. Non mi abituerò mai a quel trucco. Gente del posto, comportatevi bene e tutto andrà liscio. Bani, vengo in pace, non rompete le scatole. Basta chiacchiere. Siete solo invertebrati avvolti nell'attrezzatura protettiva. Non avete mai visto una leggenda in carne e ossa? State parlando di me? Eh? Oh no, cos'è là sopra? Un nido? Vedi che c'è che non va, eh? Questi schifosi occhi volanti hanno fatto il nido tra i cavi. Dobbiamo scoprire come andare lassù a toglierli. Ah, mai un attimo di pace nella mia vita? Vediamo un po' se provo a girarlo, presumo che non funzioni. Non tornerà giù finché non avremo risolto la faccenda del nido. Dai, proviamo ad avvicinarci. Va bene, guarda, ce n'è già uno qui. Vediamo di attaccarlo preventivamente. No, Kratos, lascia. Porca boia. Quanto li odio quei cosi. Perfetto, intanto l'abbiamo eliminato facilmente, vai. Ok, a quanto pare la ruota lassù apre il cancello. Anche se non possiamo raggiungerla. Allora, direi che possiamo innanzitutto liberare questo ascensore. Puoi iniziare bruciando questa robaccia. C'ero già arrivato, Ciccio. Ah, ci sono i geyser di nuovo. Ok, vediamo di congelare questa. Kratosino, fammi dall'altra parte. Perfetto. Dobbiamo fare in modo, ovviamente, che abbia più pressione. Quindi mi basterà bloccare questa. E vi sono tutti felici e contenti? Olè, ha funzionato al grande. Perfetto. Così lui può andare dall'altro lato. Aspetta, arrivo. Grazie, Ciccio. Fratello, hai notato che i nani dell'accampamento erano più preoccupati della presenza di Brock che della tua? Sembravano sorpresi. Beh, e ora posso girare la manovella e tappare quel cazzo. Fammi un cenno quando sei pronto. Pertanto posso prenderlo io l'ascensore stavolta? Vai, Ciccio. Ora. Ci sono. Dimmi che funziona comunque. Ah, lui può chiuderlo. Mi sale anche a me parecchio quando vedo queste cose, ma vabbè, dettagli. Sì, presumo di sì. Allora, ci serve molta più pressione per far girare questa. Pertanto, possiamo passare tranquillamente da qui. Aspetta un secondo. Forse era Brock il problema, non noi. Oh mio Dio, sapevano che Brock era morto, quindi... riapri tutto. Ricevuto. Mi sa che altrimenti non posso passare. Fammi dare un'occhiata. Mi sta bloccando il campo visivo e io non posso lanciare la mia ascia. Ce la fai, Kratos? Ok. Rigira di nuovo. Chiaro. Vedo ceste dorate là in fondo. Perfetto. E ora si apre. Vieni avanti e sistema quei cavi. Questi enigmi cooperativi non mi stanco mai di completarli. Ok. Dimmi che sono nuovi materiali per potenziare le armi, perché ne ho bisogno. Erezione di Atlante. Aspetta. Parliamone proprio una cifra. Aspetta. Credo che sia il primo attacco runico pesante. Sì, per le nostre lame del caos. Piccolino, equipaggialo subito. Adesso now, fammelo vedere. Ok, è un attacco ad aria tutto attorno a noi, che poi li butta anche indietro.
Però 280 secondi di ricarica, vabbè. Lo usi praticamente una sola volta in un combattimento? A meno che non sia una boss battle. Di tutto rispetto. Aspetta, aspetta che vedo zona furbina qua sotto. Perfetto. Ah, vabbè, ma una semplice chest, gioco. Potevi darmi qualcosa di più raro e fai. Go avanti, che lo sai che non ho bisogno, io sono poverello. Una marea di argento, non mi lamento. Credo ci abbiano visti. Dici? Tu attacco occhio bello? Perfetto, io mi occupo del nido. Coprimi, coprimi, Brock. Porca la ghiazza. Ok, e ancora un attacco. No, levati, levati, barbone, che devo distruggere il tuo nido. Aspetta, mi sa che dobbiamo attaccare con molta più forza. E olè. No, non sta funzionando. Vai. Oh, ce l'ho fatta finalmente. Occhio, occhio, attacco, 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 attacco. Aspetta, dove ha sparato? Parto malissimo. La fucina. Tu, la donzella attende. Ehi, senti questa. Dica. Cos'è che diventa più grande quanto più ne togli? Bene, vediamo. Qualcosa di astratto. Oserei dire l'appetito? No, non avrebbe senso. Non ne vieni a capo, vero? Oh, me l'hai proprio fatta. Oh no. Per quanto andrà avanti sta storia, adesso se la tirerà per parecchio. Fatto sta che io sono ancora senza pietra della resurrezione. Porco cane, me la fate comprare da qualche parte. Aspetta che c'era un'altra chest, una frutta qua dietro. Ci sarà qualche venditore, non potete essere gli unici che le vendono. Ah, santo cielo, dov'è Sindri quando serve? Presumo che quando torneremo a casa Sindri sarà un po' arrabbiato con noi. Frizzante. Ne prendo un po' per la donzella. Prendi cosa? Il vento? No, idiota! Il rumore del vento! Ma che ti sei fumato? Come? Guarda e impara! Sai, la magia nanica si basa sugli elementi intangibili, sul rapporto tra ciò che è palpabile e ciò che non lo è. Palpami sto ca... Si tratta solo di capirlo. Capire cosa? Ha preso il rumore. La natura di una cosa è più importante della sua forma. Oh, ottime parole in effetti se ci pensate bene. Non l'apparenza ma la sostanza. Bravo, bravo, bravo. Un concetto molto profondo da parte sua. Aspettate. Prevedo guai. Oh no. Oh no, ma perché dovete rompere i maroni, porca di quelli per porca? Allora, dobbiamo anche testare il nuovo attacco. Aspetta un secondo, vediamo un po'. Deve essere bello potente. Non male. Aspetta, aspetta, aspetta. È arrivato in bombazzo il Capitan Furbizia. Sapete che il tizio era anche molto resistente. Dobbiamo farli fuori senza il benché minimo rispetto. Ma levati, barbone. Ciccio, mi dai una manina con un secondo? Grazie. Ma vieni qua, ma vieni qua. Ma dove vai? Resta a giocare con noi. L'abbiamo bloccato in un angolino. Come ia. Cos'è? È diventato un far west all'improvviso? Oh, perfetto. Scusate che raccolgo cose. Se devo combattere. La donzella della fucina. Non esiste creatura più magica di lei. Oddio, sarà un'altra nana. Cerco di incontrarla da quando ero alto, neanche mezza nocken. Ma Sindri non ci ha mai creduto. Diceva che ero troppo sgraziato. Ma quel giorno è arrivato. Ma sei sgraziato? Willa! Mi trovano i calli per l'emozione. Cos'è sto posto? Sai, Brock, non ti ho mai visto così riverente. Sei nervoso? Cosa? Taci! No, fanculo. Ok, bel posto peraltro. Mamma mia, oh ragazzi, è una delle zone più belle di questo regno. Aspetta un attimo. Ma la donzella sta sott'acqua quindi? Quella è chiaramente una campana da immersione. Per cercare Dai, di tenere... rammollito, gira la leva. Facciamolo. Tenere all'interno l'ossigeno per chi si deve calare di sotto. Non funziona. Cosa c'è? È rotto! È rotto! Giorgio, ripara, Giorgio! Devo vedere. Ma vedete che lo tiro fuori? Oh, fanculo! Ma qui devo sempre sistemare tutto da solo? Mi serviranno un paio di cose. Seguimi! Sì, padrone! Questo posto è davvero in pessimo stato. È una vergogna, dico io. Mi serve la tua ascia per accarezzare il materiale laggiù. Eccola qua. Quella roba argentea e appuntita, lo capirai. Ah, ok, ci sono due rocce. Direi che quella argentea è sicuramente la questa. La donzella, che cosa fa? Lo vedremo presto. Dico bene? Ma so questo. Se siamo davvero fortunati, ci darà la sua benedizione. Non me ne dice ogni pezzo, ma quelli che benedice diventano una gioia per gli occhi. Lascia?
Beh, quel processo in particolare fu un altro disastro. Ho una cazzata da raccontare pure per quello. Fei era l'unica che capiva le mie battute sofisticate. Gran donna lei. A parte per i suoi gusti in fatto di uomini, ovviamente. Ehi! Perché mi devi criticare sempre, ora gratuitamente? Mi serve un pezzo di materiale bronzeo. Lo trovi tra quel legno in frantumi. A quei tempi, per diventare il migliore, lavoravo finché non stramazzavo a terra. Il tempo passa e c'è sempre meno da dimostrare. Quindi impari a fare le cose con calma. Così hai del tempo in più per le faccende personali. Tipo mostrare finalmente chi sei alla donzella. Oh no, verrà rifiutato tantissimo. La tizia sarà una topa assurda. Ma no, sono nani. Non è che sono delle donne molto focose, wow, di solito. Aspetta, ti sei arresa all'indovinello? Quasi subito. Non mi arrendo. Diventa più grande quanto più ne togli, giusto? Proprio così. Ce l'ho. Il desiderio. No. Come sarebbe? No. Il desiderio aumenta quando ti tolgono ciò che desideri. Cioè, non proprio. Ma sentiamo la tua risposta. Non te lo dirò così in fretta. Che testa di minchia che è. A posto? Ok, mettiamoci al lavoro. Basta girare un'altra manovella e la fucina è pronta. Ma non la vedo. La forma della fucina non si vede. Ma a noi serve la sua natura. E io per poco non gli davo retta. No, no, potrebbe aver ragione. È una fucina che non sembra una fucina. Ci può stare, in fin dei conti, eh. Ci siamo! Girala! Sta storia dell'indovinello sarà una cagata di proporzioni bibliche. Quell'altro si sarà arrovellato il cervello per niente. Ok, si scende! Una fucina sott'acqua? Però hanno detto che non assomiglia a una fucina. Beh, sarà una fucina magica, è abbastanza ovvio. Dov'è la fucina? Che succede? Che è? Ecco che arriva. Chi arriva? Ah! Ariel la sirenetta! Mamma mia, Ariel, ti sei ridotta male, ciccia! Che sta facendo? Ah! Buongiorno anche a lei. Io... Brock, Brock, ci penso io, sei un po' bassino, eh. Ecco qua, signora, tenga, le ho fatto la spesa, sono 56 euro. Quindi dov'è la fucina, scusate? Sì, è tipo una sirena. Più o meno, non saprei come altro definirla. Aspetta un attimo. Non mi dite che è lei la fucina? E intanto altri anelli finti, giustamente. Oh mio Dio. Quindi unisce i due oggetti creando una nuova arma? Aspetta, quella è la punta di una lancia. Adesso l'ho vista. Oh! Aspetta un attimo. Se è unita al potere dell'anello... Vuol dire che l'anello può generare lance infinite? È una figata di proporzioni bibliche! La lancia non è un'arma potentissima, non quanto l'ascia o le spade di Kratos, probabilmente. Ha bisogno dell'ultimo ingrediente. Il sangue di un dio. E dove lo troviamo adesso? Sì, lo so, stavo scherzando, ciccio. Con tutto il sangue che ha perso Kratos ci riempie un piccolo lago? Con tutto il sangue che ha versato Kratos ci riempie un oceano? Ah, ma non è che unghie affilate si ritrova la tizia. L'ultima dominatrice del sangue, praticamente. Che fa? Oh, questo simbolo lo conosciamo molto bene, vero Kratos? Anche questo simbolo lo conosciamo molto bene. Ah, Sparta! Ok, ci sta? Ci sta tanto. Oh no! Quindi è proprio l'anello che può evocarla. Non la dobbiamo avere sempre con noi? Ma grazie al potere della magia, lui ce ne genera una ogni volta che ne abbiamo bisogno. Grazie signora, non so come sdebitarmi. Mi domando quale sarà il debito da pagare, tuttavia. Nessun debito per davvero? Scusi, si può far toccare una tetta dal mio amico nano? Così tagliamo la testa al toro e tanti saluti. Anzi, al minotauro in questo caso, insomma. Vediamo come funziona, vai Kratos. Quello è un oggetto che farebbe molto comodo. Signora, sarebbe un onore se voi poteste benedire questa lancia. Che sta facendo? Cosa vuole? Allora volete... Ehi là! Ma non lo sta cagando di striscio? Ehi là! Ma la benedizione, scusi! Ma che cazzo!
Ma come? Ci sono rimasto malissimo? Fingeva che io non ci fossi. Le sirene non parlano ai nostri corpi tangibili, ma a una parte dell'anima. Oh questa no! Questa parte forse tu non la possiedi. Aia! Ora ci è arrivato, vero? Cazzo! Maledizione, Sindri, lurido bugiardo! Ma avresti dovuto saperlo! Io sono morto! Sono morto, cazzo! E tu che cazzo vuoi? E buongiorno anche a lei. Benedetta. Sì, beh, chi doveva darci la benedizione se n'è andata a fanculo tra le altre. Deve essere benedetta da un grande fabbro. Bravo Kratos. No, no, non posso benedire un cazzo. Ma dai, avanti. Non possiedo tutti i pezzi dell'anima. La benedizione non varrebbe un cavolo. È la natura di una cosa che conta. Non la forma. Ha imparato una lezione di vita, Kratos. D'accordo. Ma povero Brock, mi dispiace scoprirlo così. Cioè, il colore era già un buon indicatore, Ciccio, eh. Possa quest'arma colpire nel segno. Possa essere brandita con saggezza. Ed essere riposta quando ha fatto il suo dovere. Bravo! Gli ha sputato sopra! Vabbè, è una benedizione in fin dei conti, no? Credo sia il pensiero che conta. Oh, sto rivalutando un po' Brock. Ora sai che non posso lasciarti portare la ragazza a casa senza prima una danza. Guarda! Volontà! Ma che culo! Oh, così possiamo invocare la lancia? Aspetta un secondo. Possiamo tipo caricarla? Oh! Oh! Non male, mi piace. E poi? Oh, possiamo farla anche esplodere. Vediamo di usarla normalmente. È un'arma velocissima. Figata. Già, è la prima arma che uno spartano studia. Davvero? Ma dai, è proprio come ai vecchi tempi. Fratello, quel Grim ha trovato un trespolo. Aspetta, sono impegnato a far esplodere le lance. Bello. Mi permetterà di bloccare anche i loro attacchi probabilmente. Dov'è Grim? Grimmalo tutto. Perfetto, grazie, molto gentile da parte tua. Ah, mi dicono peraltro che le lance che posso lanciare sono tecnicamente illimitate. Quindi posso continuare a colpire senza che mi io rispetto. Ok, fino a 5 possono esplodere. Bellissimo. Approvata tantissimo come arma. Come vedete non fa tantissimi danni. Presumo che faccia anche danni ad area. Vediamo un po'. No, quantomeno colpisce l'obiettivo verso cui è puntata. Allora, un secondo che questi li eliminiamo rapidamente. È inutile perdere tempo, così ricarichiamo anche la barretta della vita. Una calmata, maledetta immonda creatura. Ok. La lancia Draupnir non sembra affatto male per la battaglia. Vediamo se sarà utile anche per uscire di qui. Lassù, lo vedi quel punto debole? Un bel colpo lì. Ah, serviva la lancia per questi? Sì, così. No. Ora possiamo salire? Questa la faremo nello stile del ragazzo. Ma perché? Ma cosa? Senti, apprezzo quello che hai detto prima. È bello avere degli amici quando scopri che tuo fratello è solo un lurido bugiardo. Oh, ma dai. Voleva solamente proteggerti. Non spettava a lui deciderlo. Se uno muore, ha il diritto di saperlo. Non ha tutti coraggio, Brock. Tutti moriamo, molti di noi più di una volta. No, lasciamo perdere. Dobbiamo mettere alla prova la lancia. Dai. C'è bisogno di fantasia. Perfetto, vediamo quindi di testarla sul campo. Buongiorno, signore. Oh, hai provato a slinguazzarmi. Almeno invitami a cena fuori. Ho visto, aspetta. E poi gliela lascia lì perché tanto ne può generare un'altra. Allora, l'ho vista, porta pazienza. Devo cercare di distruggere i nidi. Anche se mi colpiscono non è un grande problema. Aspetta, ho fatto fuori uno, ottimo. Speravo di potermi proteggere. A destra. Ho capito, un attimo, che sono letteralmente dovunque quei cosi. Vai, colpisci, vedo. Mi stanno tirando schifo in qualunque direzione. Vai, fallo esplodere. Ottimo. Ne resta un altro laggiù. Vai. Occhio che ti schizzano le cose addosso. Perché non sono esplose? Ah, devono essere esplose, ma non mi ha fatto l'effetto, probabilmente. Boni. Ok. Morti tutti? Allora, possiamo lanciare una lancia lì. Fai esplodere tutto. Oh, maronne! Lanciare una lancia in un punto come quello
È il modo più sicuro per rovesciare la situazione all'istante. E per fare dei danni veramente incredibili. Aspetta un attimo, possiamo fare la stessa cosa anche qua. Visto? Ce l'hai dentro. No, ce l'ho dentro, magari anche no. Guarda, lascia stare che non è il caso. Ho una certa età in fin dei conti. E abbiamo recuperato lingotti asgardiani. Questa è la roba quella buona. Vuoi riprovare, testa fina? Quello che mi rompe le scatole è che a inizio episodio ho speso una marea di esperienza senza sapere che avrei sbloccato una nuova lancia. Ok, senti, al diavolo acquistiamo un po' di poteri a random. Perfetto, soprattutto quelli che si sbloccano con L1, R1 e tutte cose che non sarebbe male. Oh, possiamo aumentare a 6 il numero massimo di lance pronte per la detonazione. Ok. Possiamo lanciarle più velocemente? Sarei praticamente a cavallo. Ok, ciccio, abbiamo speso quasi tutto? Oh, va bene. Diventa più grande quanto più ne trovi. Ancora! Ah, il tempo? Perché più diminuisce la vicinanza ai venti, più aumenta il tempo percepito dalla tua mente. No, ora che ci penso sono panzane, fa nulla. Come mi diverto. Come ho detto già io, sarà una cagata ma di proporzioni bibliche veramente abissali. Ok, dove poi è finita Freya nel frattempo? Sono rumori brutti? Sì, rumori tanto brutti. No, signore? Gli occhi si stanno impossessando del grillo. Sarà meglio battere. Ok, stiamo intanto di legnare praticamente tutti. Brocchino? Se mi dai una mano quando è secondo, non mi incocchio. Ah, lo potevo retrizzare? Levatevi, barboni, questo lo retrizzo io con la lancia. È sempre un piacere. Oh, non è male. Non è decisamente niente male. Aspetta, aspetta, che bello, che bello, che bello. A posto? Ripulito è tutto? È stato inquietante. E questo? Sì, che occhio! Così arriverai lassù. La lancia ti sta proprio parlando. Capisci le cose più in fretta di quanto riesca a spiegartele. Ora ho capito cosa servivano quegli effetti di vento, diciamo. Visto? È robusta, serve per scalare, dondolarsi, eccetera. Guarda che non è che la devo comprare, non mi devi convincere. Qui non vedo punti deboli, ma continua a guardare. Che penso mi, tranquillo, e olè! Forse è un po' tardi. Sì, dovevate avvisare prima, ragazzi. Ok, mi sa che stiamo ritornando pian pianino indietro. E aspetta che intanto la conficco anche qua. In questi casi è fondamentale l'angolo giusto. Serve una traiettoria diritta. Ho un ultimo favore da chiedere a entrambi. Dica. Noi siamo pari. Ciò che è successo giù alla fucina con la donzella. Aspetta a me raccontarlo, intesi? Intesi. Beh, per un lasso di tempo, forse. Mimir. Ok, va bene. Sì, è un fatto molto personale, in effetti. Che facciamo, un altro combattimento? Vediamo un po'. Wow! Piccolo bastardo! Nella trappola, presto! Dai, entra nella trappola di Ghostbuster, porco cane! Kratos? È veramente la trappola di Ghostbuster! Oh mio Dio, pensavo di doverlo combattere. Ottimo, l'avete preso. Ehi, salve. Scusate, non volevo certo spaventarvi. Non l'hai fatto. Va bene, potete riportarlo a Ratatosker quando siete pronto. Va bene. Ok, abbiamo recuperato anche un bel po' di oggetti e un bel po' di denaro soprattutto, ottimo. Vabbè, argento, insomma. Accessori per la lancia. Al momento col calzuolo del soldato abbiamo 11 di difesa. Con questo possiamo aumentare la difesa a 15 e il runico a 17. Gli attacchi di lancia contro nemici in fiamme o congelati infliggono danni bonus. Quanto è brutto. Wow, che sta accadendo laggiù? Buongiorno signore. Oh no 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 no, riprendi la lancia, riprendi la lancia. Capoiata. Ok. Capuglia quanto è brutto. Allora vediamo di attaccarlo preventivamente. Così ci liberiamo di lui e generiamo altra rabbia passivamente nel frattempo. Vai 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 vai. Kratos, attaccalo con più forza. Ma dove stai attaccando? Ma ti sei incretinito. Come dietro di me. Chi altro c'è che mi sta attaccando? Wow, wow, wow. Oh no. Oh no 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 no. Aspetta aspetta aspetta. Attacca. Cos'è? È una riunione. Ci sono troppi nemici. Ci sono decisamente troppi nemici. Aspettate un attimo. No, 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 vieni qua. Vieni qua. Se mi lanciano i sassi me la prendo con te, sappilo. Aspetta, aspetta, aspetta. Colpisci qualcuno, non mi interessa che. Ok, quello va benissimo. Aspetta che lanciamo un ulteriore sassetto. Ok. Sì, però se sono così vicini non posso far niente. Aspetta, 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 riprendimi le lame. Prendimi le lame perché se no non ce la faccio per tutto. Ok, a questo abbiamo praticamente dimezzato la vita. Aspetta che utilizziamo l'altra nuova abilità, quella che ci impiega comunque una vita. Lo posso retizzare, lo posso retizzare. Dimmi con la cavalchi, dimmi con la cavalchi Kratos perché non ho bisogno. Sì, che sei un pazzo. Vieni qua, vieni qua, te ne prendi tante. Ma tante che porcaccia la miseria, ok?
Perfetto, tutto riuscito a batterlo senza problemi. C'era quel dentino cariato. Ecco, fatto. Ed è sparito come per magia, come la tua vita, insomma. A sinistra, in arrivo. Oh, che fatica, l'abbiamo ammazzato l'altro, no? Perfetto. Se vuoi pigliarmi qualcuno, ciccio, non è che mi incocchio. Riusciamo a buttare di sotto, che non sarebbe male. Ha funzionato che me l'ho previsto, occhio. Ok, eliminato, buttalo di sotto, buttalo di sotto. Addio, signore. Beh, bravo, ci è voluto un po', ma alla fine è caduto. Cribbio, per oggi ne ho abbastanza del batticuore. Tu prendi il bottino, io andrò laggiù ad allestire il negozio. Il negozio? Oh, finalmente! Ah, è tutto l'episodio che sono senza la pietra della resurrezione. Aspetta. Abbiamo la carica di Uldra, un affondo di lancia a lunga distanza che sottrae l'elemento di un nemico. Ok, è il primo attacco runico leggero che possiamo attivare per la nostra lancia. Wow. È un'ottima lancia. Cazzo se lo è. Tuttavia ci servirà una fiamma di burrasca per riuscire a potenziarla. Ho un osso pietrificato per questo pomello, quindi allo stato attuale sono leggerissimamente fregato. Credo di aver capito come scenderai. Meglio se io cerco un'altra strada. È una giornata troppo fausta per finirla a vomitare l'anima. Ok, non ho neanche lasciato oggetti indietro che dovevo di più dalla vita. Vabbè, come... Oh mio Dio! Non mi dire che lancia... Sì! Oh, si scende così. Oh maronne, come cocchi hai fatto, e Kratos? Funzionare quelle porte! Mi fido di te, Brock! Spero che Sindri sia tutto intero quando Brock finirà con lui. La situazione tra quei due è già al limite. Ah, non sarà un bello spettacolo, te lo dico io. Ok, se non mi attacca nessuno, io me ne tornerei anche volentieri a casa. Dove sono andati i nani? Sono spariti tutti? Dove sono tutti quanti? Ah, non era una mia impressione allora? Signori, che sta succedendo? Oh no, ci stanno per attaccare. È un buon momento? Oh! Voglio solo parlare. Da padre a padre. A proposito, immagina la mia sorpresa quando Atreus è venuto a bussare alla mia porta. Non provocare. Lui sta bene, comunque. E continuerà a stare bene, a condizione che io ritorni ad Asgard in tempi brevi. Codardo, sta usando mio figlio perché ha paura. E inoltre, il nostro amico qui ha molte ragioni per cui vivere. Ne dubito. Tira via ora e comportati bene. Lancia nuova? Non mi è mai importato di Brock, ma il suo talento è innegabile. No. Sei qui per parlare. Parla. Avanti. Trovate una soluzione voi due. Tu non vuoi davvero la guerra. Vero, Kratos? Tutto quel sangue sulle tue mani e su quelle del tuo ragazzo? Io voglio la pace quanto la vuoi tu. Forse possiamo trovarla insieme. Sta mentendo. Lo so. Magari non mostriamo la nostra arma segreta? Il nostro ragazzo è proprio come me l'aspettavo. Intelligente. Gentile. Sicuro che sia tu. Dai! Scherzo. Dovresti esserne davvero molto fiero. È la chiave per la pace nella nostra epoca, per liberarci da questa storia di fato e di profezie. Mio figlio non è la tua chiave. Oddio, non esistono le metafore nella vostra terra? O meglio, esistevano? Scusami, questo è un colpo basso. So che non sei lo stesso Dio di una volta. E questa è l'occasione per dimostrarlo. Tu ridammi mio figlio, o ti farò vedere che genere di Dio ero. E credimi, non vuoi saperlo. E quale genere di Dio sarebbe, Kratos? Che cosa ne puoi sapere? Tu della divinità. Ti è capitato che qualcuno ti abbia mai venerato? O mai rivolto le sue preghiere? Riesci almeno a immaginare quel genere di amore? No! A te non interessano i mortali. Non ti interessa nessun altro a parte te stesso. A parte il mostro che uccide senza alcun motivo. Hai paura di ciò che non potrai mai sperare di comprendere. C'è da meravigliarsi se tuo figlio non ha nessuna fretta di tornare da te. No, non dovevi dirlo. Non dargli ascolto, fratello. Sta solo cercando di manipolarti. In maniera molto becera, peraltro, eh? Ok. Bastardo altezzoso. Che coraggio presentarsi qui.
Perlomeno vi siete dati fastidio a vicenda. Buongiorno signori, e qui la festa? Che tempismo! Lo sapevo io. Buongiorno signore, stia buono. No, occhio, occhio. Ne hai rotto le palle. Ok, cerchiamo di far fuori quello più forte degli altri. Attenzione, fratello. Freya, dammi una manina, quanto è secondo? Oh, ce ne sono tanti a giudicare dalle freccine che vedo. Ehi! Usa il colpo di scudo. La sa come funziona? È che sto signore è molto ma molto arrabbiato con la vita. Oh! Venite tutti qua così vi colpisco un'unica volta. Facciamo una bella frittata di asgardiani. Ok, fatemi testare anche l'abilità della lancia. Oh! Mi ha avvicinato tantissimo a loro e dovrei avergli rubato il potere del Bifrost. Buono, 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 buono. Ehi, aspetta che ti ho triggerato malissimo. Lanciamo un pochettino di lance. Perfetto, non fate complimenti. E bomba, un movimento sensual. Guarda come spiccano il volo i piccoli stellini. E olè! Dobbiamo velocizzare il lancio delle suddette lance. Qui signore me ne tiene un'altra, grazie molto gentile, faccio complimenti. Guarda, c'è una anche per lei. Facciamo due, facciamo tre, meglio abbondare. Oh, triggato malissimo. E non ti triggerare che puoi esplodere. Sei ancora vivo? Ma fai essere ancora vivo? Ma stiamo scherzando. Belle le ali di Freya adesso. Te l'ho ridato il potere della Valchiria. È questa l'arma? Una lancia Draupnir? La lancia Draupnir. Un numero illimitato di lance Draupnir, credo. Dai, ho trovato una porta. Dobbiamo solo scendere con il vagone. Tuttavia, se posso essere sincero, ho paura. Abbiamo creato un'arma per uccidere un dio. Si può dire che stai davvero tornando in te. Ti spaventa? Aiutare un altro dio violento? Temo per te, fratello. Quella lancia può scatenare una guerra. La guerra. Se la cosa non ti preoccupa più, forse Freya ha ragione. Sei sempre stato nei piani dei giganti. Oh, ma dai, non prendetevela con me, dannazione. Questa specie di laghetto interno? Non me ne ero mai accorto. Oh, ma che posto pacifico. Lo sai, io ti avrei battuto. Cosa? Prima, se Atreus non ci fosse stato. Forse. Potremmo andare di nuovo e scoprirlo. Preferisco di no. Non avevo dubbi. Ad ogni modo, visto che abbiamo una pietra della resurrezione da sprecare, proviamo a fare un combattimento che... decisamente mi farà il culo a strisce. E occhio, 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 Kratos, occhio, Kratos. Oh! È un attimo! Hai un nemico alle spalle, no, ah, beh, non era da sola? Oh, no. Oh, porca miseria, aspetta. Vediamo un po' se riusciamo ad eliminare almeno i minion intanto. Oh, capoiazza, sono tutti triggerati male, male. Ok, ok, questi li danneggiati abbastanza. Vai, Kratos, vai, Kratos, continua ad attaccare, continua ad attaccarle. E basta, un attimo di pazienza. Ok, aumenta l'attacco. Occhio. Ok, uno l'ha ammazzato direttamente Freya. Che cosa buona e tanto giusta. Vai, 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 perfetto. Continua ad attaccare, continua ad attaccare, continua ad attaccare. Occhio. Ok, attacco parato. Fa di quei giri veramente assurdi. Perfetto. Vai, 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 vai. Attacca, 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 attacca Freya, attacca Freya, attacca Freya. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda che posso fare anch'io gli attacchi fighi. Oh, oh, mi sa che ha vinto il suo di attacco figo. Allora, vediamo di legnarla. O legnarlo, non lo so, non sono andato a guardare il sesso, scusi, Porti pazienza. Buonissimo, vai Kratos, vai Kratos. Legna, 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 legna. Sto che mi ho rispetto. Oh, abbiamo tolto malapena metà della barra della vita. E che cocchio. R3. Vai. Oh, si è sentita tutta probabilmente. Occhio. Kratos, corri. Kratos, corri. Kratos, corri. Erca boiata. Sto cercando di prendere un po' di vita. Ah, adesso che ha la barra della vita ridotta, sta attaccando pesantemente. Kratos, prendimi le lame, prendimi le lame. No, si è spostata. La bastarda. Ok, l'abbiamo colpita comunque. Ah, non quanto avrei voluto. Aspetta. Porca boia. Oh. Ok, devo respingere l'attacco in maniera più precisa. O ti butta troppo giù la guardia. Oh. E basta. Hai rotto le palle. Freya attacca, Freya attacca, Freya attacca. Oh. Dio buonino. Era straguerrita. Oh. E abbiamo sprecato alla fine la pietruzza. Vabbè, l'importante è averla sconfitta, dai. Oh, ho capito dove siamo. Quindi adesso possiamo aprire? Un altro intaglio di Yari e Somur. Aspetta un attimo, e questo che cos'è? È un ingrediente della ricetta. Ah, è la quest dello scorso Come episodio. Come sono arrivati qui? No, oh, viaggiavano molto tra i regni. Yari era stato cresciuto come guerriero midgardiano. Avrebbe dovuto combattere, trovarsi una moglie, morire per la gloria. Ma si rifiutò. Partì. Andò per la sua strada. Non sarei sorpreso se trovassimo tracce di loro anche in altri regni. Aha, eccolo laggiù, me lo ricordavo. Vai. Ok, li abbiamo fatti esplodere tutti e tre nello stesso momento. Ergo, la chest finalmente la possiamo aprire. Ah, che dite, cornetto? Io dico mela. Vediamo un po'. No, era il cornetto Algida. Ce ne manca comunque ancora uno. Ancora due, come non detto. Speravo di averne raccolti molti di più. Vabbè,
Pian pianino, signori, pian pianino. Ma non c'era un portale più vicino? Dobbiamo per forza salire a bordo, gente. Ah, è stato un viaggio difficile comunque, eh? Non vedo l'ora di tornare indietro. A posto, avete i biglietti, vero? Quindi questa è la lancia Draupnir. Sei pronto a usarla? Sì, per Atreus. Sono solo il suo campione. E non sono un dio. È solo la mia forma. Non la mia natura. Bel concetto, bravo. Lo capisci? Non sarà certo una divergenza di opinioni a mettere in crisi questa alleanza. Se il piano è di uccidere Heimdall, il resto conta poco. Gira anche notizia che Odino abbia dei sospetti sul nostro piano. Dannazione. Mi è parso di sentire i corvi. Cosa ha detto? Bugie, minacce e altre bugie. Avevi dei dubbi? Atreus ad Asgard, secondo te, è una menzogna? No. Quello temo che sia vero. Allora il resto conta poco. Qui vicino ho visto un passaggio e sopra la baia. Possiamo arrivarci con la tua lancia? No. Quella lapide? No. C'è una serratura che sembra fatta per quell'elsa che hai trovato. Me la ricordo. Se è come penso, ci sarà da combattere. Non ho pietre della resurrezione. Sapete bene che sono una chiavica di proporzioni bibliche. Ehi, omone. Dica, anche lei una quest secondaria, ovviamente. Parla. Devi prendermi una cosa. Un martello. Un'arma? No, un martello da forgia, niente più. Simbolo della vecchia resistenza. Di fratellanza, ecco. O lo era finché gli Aesir non l'hanno sepolto sotto quell'enorme pacchiana statua del nano nella baia. Ai nani farà sicuramente bene rivederlo. Non hai paura di attirare le attenzioni degli Aenerir? Il padre di tutti mi ha quasi sgozzato per voi. Non me ne frega più un cazzo di ciò che pensa. Quando lo avrete, mi troverete al bar. Giustamente al baretto. Con quella lancia potrai di certo raggiungere nuove aree della baia. Già, potremmo cercare il martello di Durlin, già che ci siamo. La scelta è tua, ovviamente. Ora che ci penso, in città c'erano diverse zone accessibili solo con... Oh, buongiorno. Con la suddetta lancia. Possiamo rimandarlo a un secondo momento. Come ho detto, ci sono talmente tante queste secondarie che mi piacerebbe finire il gioco intanto. Perché la trama principale è ancora bella lunga, figlioli. Sì, non è che siamo così tanti addirittura d'arrivo. Ad ogni modo, prossima destinazione, la casa di Sindri. Ma prima dobbiamo parlare, gente. Ora che c'è un'arma per affrontare Heimdall, dobbiamo solo cercare di arrivare a lui. Già, se il piano è lo stesso. Lo è. Proteggerò mio figlio. Ok. Sembra che il piano originale di evitare il Ragnarok sia stato un po' accantonato. Dipende da Odino. Sì, è questo che mi preoccupa. Ascolta, fratello, quelle cose che ti ha detto... Sono solo parole. Sì, ma credo che la vendetta non sia una minaccia vuota. Dobbiamo riflettere sui pro e sui contro. State correndo un po' troppo. Vediamo se Sindri ha scoperto qualcosa. Scusate la franchezza, signori, ma il Ragnarok in qualche modo lo dobbiamo affrontare? Cioè, non sono un esperto, ma presumo che fin tanto che non portiamo Ragnarok in una o nell'altra direzione, il Fimbulwinter rimarrà fermo lì a far fuori, a danneggiare tutti i regni. Oh. Buongiorno, casa di Sindri. Ah, Ciccio, a proposito, ti ho ritrovato uno dei cosi. Aspetta. Il capo con tutti i Lindvirm che hai trovato. Avanti, suona la campana Bento. Sì, va bene, rancoroso, datti una calmata. Spavento, Ciccio. Salve, mi fa piacere che la campana a vento funzioni. Perché non dovrebbe funzionare? Abbiamo incontrato un'altra delle tue apparizioni emozionali. Era agitato e non ci ha detto il suo nome, però. Ah, probabilmente era ansia. Oh no, perché state parlando di me? Cosa ho fatto? Oh, se sapessi le cose che hanno detto su di te, terribili! Cosa? Oh cielo, oh cielo! Non è vero niente, vergognati rancore. Sicuro? Sì, ansia, non stavamo dicendo nulla di male su di te. Ti stavo semplicemente presentando ai nostri amici avventurieri. Ah, persone! Porca boia. Eccolo qui. Ok, basta. Sono qui per affari, signori. Ecco cosa ho trovato. Suppongo di non dovervi rubare altro tempo. Questo ha una personalità forte. Per fortuna ho esperienza in questo campo. Non c'era bisogno che parlaste entrambi nello stesso momento, ma vabbè, potevate anche darmi qualcosa, un po' di esperienza, una pacca sulla spalla, una birretta, insomma, qualcosa. Buongiorno, signori! Eccolo! Ehi, vieni a mostrare la lancia! Guarda che roba! Mi sa che ancora non hanno discusso loro due. Ora tocca a te! Oh, ma guarda qua! È speciale quella! Non serve dirmelo. Tutto bene fra voi due? Hai trovato come arrivare ad Asgard?
Non proprio. Ho avuto delle idee, ma non erano molto buone. Senza un modo per andare ad Asgard, che facciamo? Non lo so. Devo pensarci. Kratos, ti vedo in crisi, purtroppo. Sono stanco. Ah, sicuro? Quello è poco, ma sicuro. Quindi non è successo nulla di strano con la donzella? Proprio nulla? Assolutamente. Tutto liscio come un culo. Perché? Hai motivo di pensare di mandarla in vacca? Cosa? No, no, certo che no. Mi rallegra sapere che è andato tutto come previsto. Beh, è così. Ed è stata una vera avventura, per di più. Ho insegnato a tutti loro ogni cosa sulla natura e sulla forma delle cose. Un vero motif. Smettila di inventare parole. Ho detto che era un motif. Eppure bellissimo. C'è impossibile. Io sono il più possibile qui in giro. Ma santo cielo, siete completamente fuori di testa. Ok, vediamo di sbloccare un po' di incantesimi perché devo abilitarli appena possibile. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo ritorneremo da Atreus e accadrà letteralmente di tutto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi farò craftare uno scarpone che genera calci in culo infiniti. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!